Pesa più di quanto sembri. Senti, ascolta, amico. Ho fatto tutto quello che volevi. Perché ora io e te... Arasaka-sama, o-tousan no sasugai han o mitsukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. 1 jikan go ni wa tsuku kato. Aiutami. Calma. Porca puttana, se questo è l'aiuto, ma vai a fare il culo, cinese di... Oddio, che cazzo di macchina abbiamo? Ma dai, ma posso credere che veramente sono comunque molto simile alla Toyota come... Siccome una fogna, vai a fare in culo, guarda dove mi trovo, dove mi hanno buttato. Ma comunque c'è da dire anche che loro ormai ci considerano come se noi abbiamo ucciso Saburo quando è stato suo figlio. Mi senti? Mi serve aiuto! Come ti serve aiuto? Oddio, che cazzo è sto qua? Ma è dalla nostra parte questo? La puttana. Ma fa... Poi sparo alla moto. Mi sa si fa più male alla moto che lui. Mi sa che non si fa un cazzo manco la moto, eh? Azione. Così in retro. Sti cazzo. E noi non abbiamo detto una parola di tutto quel che mira di merda che ho, perdonatemi, ma c'è un sistema di mira qua che veramente fa cagare. Non durerà così a lungo. Cazzo. Cioè, per quanto riguarda mira e spara, preferisco mouse e tastiera. Oddio, ma che cazzo è questo, raga? Oddio, questo ci scuola male. Puoi levarlo da qui. Che puttana. Vaffanculo. Comunque non si faceva niente, era solo perdere tempo. Così devi fare la scena di sparare, ma questo non morì. Che a questo episodio, ragazzi, finisce più. Non provare a svenire di nuovo. Tieni aperti gli occhi. Oh, cazzo! Abbiamo entrambi bisogno di un medico. Conosci un bisturi di cui ti fidi? Victor. Tu... eri al Compaq Plaza. Dobbiamo trovare un bisturi. Presto. Victor. No. Oh. Penserà lui, a noi. Dobbiamo arrivarci in qualche modo. Chiama qualcuno. Chiunque. Ok. Salve. I miei sensori indicano che si trova fuori dall'area operativa. Vieni solo a prendermi. Devo raggiungere l'esoterica di Misty. Davanti a Vic. Certamente. Sto inviando un veicolo. Dovrebbe arrivare in meno di 20 minuti. Che stai facendo? Ehi!
Il link personale è danneggiato. Prego, inserisca il connettore sotto l'orecchio, ma non troppo in profondità. Ci saranno dei neurosocket ausiliari tra i suoi linfonodi, sotto il muscolo SCM. Se prendo una vena per sbaglio, morirà. Esatto, ma se non fa nulla, morirà. Forse ho trovato i socket. Ora proceda a connetterlo. Su, portiamolo dentro. Ok, ce l'ha fatta. Non so se ce la faccio. Devo riposare. È tuo quel sangue? Misty! Cazzo, Misty, la ragazza di Jay. Che cazzo gli ho fatto? Ma tu, raga, che situazione di merda. È in shock neurogeno. Sta morendo. Devo entrare dall'osso occipitale. Non c'è altro modo. C'è il rischio di... So bene quello che faccio. Quindi ci siamo ripresi. Comunque, raga, non me lo aspettavo che questo gioco potesse avere una storia così intrigante. Cioè, beh, era come colpi di scena su colpi di scena. Bah, quello come che è sta? Morto. Volevo ucciderlo io, quello lì. Ex. Guarisce più lentamente di te, ma migliora ogni giorno che passa. Perché mi sta aiutando, però? Voglio solo capire questo. Cioè, lui era la guardia del corpo degli Arasaka. V, ci sei? Ah, la mia testa... Come ti senti? Cazzo. Cazzo. Non so, Vic. Mi fischiano le orecchie. E vedo cose strane. Queste allucinazioni. Puoi descrivermele? Luci accecanti. Rumori assordanti. Sono sul palco e fatico a respirare. Sono colmo di... odio. Poi sfogo tutto quanto in un microfono. E capisco che non è servito. Che non mi sento meglio. Ma... E poi... promettimi di non ridere. Piazzo una bomba nella Arasaka Tower. Non c'è proprio niente da ridere. Ciso. Night City sembrava... diversa. Strana. E la odiavo. Odiavo chiunque. Tutto quanto. Era troppo reale. Persino per un sogno lucido. Non stavi sognandovi. Quelli erano ricordi. C'è un costrutto di personalità su quel chip. I sogni che hai visto appartenevano al suo passato. Hai passato. Quel chip apparteneva a... a quel giorno, praticamente. Stai dicendo che ho vissuto i ricordi di un'altra psiche? Com'è possibile? Siete collegati in un modo che non riesco nemmeno a capire. Siete... io e chi, Vic? Chi è l'altro? John. Johnny Silverhand, un terrorista. Lo conosceva tutta la città ai miei tempi. Comunque, non è la cosa importante adesso. Porca puttana, raga, è la prima volta che ti vedo impaurito. Non mi avevi mai guardato in quel modo, Vic. Che succede? È
che... non ti resta molto tempo, ragazzo. Che hai detto? Il biochip, in pratica, è una bomba. Già innescata. Non ti resta molto tempo. Molta vita. Al massimo qualche settimana. Il costrutto di Silverhand sta sovrascrivendo la tua personalità. Prenderà il controllo del tuo corpo finché un giorno non sparirai. Lì, è importante che tu capisca bene. Ma mi curerai, giusto? Vic? Se potessi lo farei, Vi. Credimi. Ma questo va ben oltre le mie conoscenze. Sei il migliore, Vic. Perché non puoi aiutarmi? Vuoi la versione lunga o quella corta? Non tralasciare nessun dettaglio. Ok. Nel chip c'era... c'è un costrutto, una psiche. Quella di Johnny Silverhand. L'hai inserito nel tuo slot, ma non è successo nulla, giusto? Finché non sei morto. Un proiettile in testa da Dexter DeShawn. Ma come ho fatto a tornare in vita? Piccolo calibro, sei stato fortunato. E grazie a un'altra pessima decisione di Mr. DeShawn. I naniti nel chip hanno iniziato a riparare i danni. Poi ti hanno preso per mano e ti hanno trascinato lontano dall'aldilà. Ah, porca puttana. Sono... La gente non muore e poi si rialza come se niente fosse. Finora era così. A meno di avere della tecnologia corporativa top secret, creata per rianimarla. E che mi dici di me? Della mia psiche? Sono tornato in vita e ora dovrei far finta che questo cambiamento sia normale. Chiedilo agli ingegneri della Arasaka che l'hanno creato. So solo che la tua mente svanirà e non sarà indolore. Per il biochip, le cellule del tuo cervello sono tumori da rimuovere. E il corpo è un guscio vuoto per ospitare il costrutto. Quindi questo terrorista del cazzo vuole cancellarmi e prendere il mio posto, prendere il mio corpo? Non è una cosa volontaria. È automatico, inevitabile. E nessuno di voi due può fermarlo. Vic, non mi hai mai deluso. Se non puoi fare niente per aiutarmi, allora... Beh, che diavolo faccio? Dimmelo, ti prego. Vic. Vorrei saperlo anch'io, ragazzo. Misty! Minchia. Chiedi troppo a un vecchietto come Vic. Forza, Vi. Ti accompagno a casa. E poi è morto. E io pensavo che sarei morto. Con lui, nel sonno. Il sonno è un presagio di morte. L'inevitabile. Non so neanche dire se ora sono sveglio. Insomma, potrei essere già morto, no? Non fissarti su questo, Vi. Non ci pensare. Tieni, ho delle medicine per te. Omega bloccanti, presi regolarmente, impediranno che le cose progrediscano troppo in fretta. E in più dovrebbero tenere tranquillo il tuo ospite. La pseudoendotrizina è da parte mia. Effetto opposto. Accelera le cose. Scatena il demone, per così dire. Devo stendermi un po'. Tieni, ho un'altra cosa per te. Vic te l'ha estratto dal cranio. Un portafortuna.
Promettimi che cercherai di dormire un po'. Dato che era comunque la ragazza di Jackie. Misty, aspetta. A proposito di Jackie. Sì? Era il mio migliore amico. Jack era... era il migliore amico che io abbia mai avuto. Mi mancherà molto. Se fosse qui, ti direbbe di alzare il culo dal letto la mattina e di fare ciò che devi. Ma ora devi riposare. Quindi, dormi, ti prego. Mamma mia, raga. Fatto bene. Fatto troppo bene sto gioco. Porta fortuna con il proiettile che mi ha colpito. Cioè, se io non tolgo sto biochip non risolvo il problema, il mio personaggio muore fra qualche settimana, cioè. Devo andarmene da qui, capisci? Guarda come vivo i ricordi. E ucciderò chiunque cerchi di ostacolarmi, compreso te. Cioè, vivo i ricordi di questo terrorista. Cioè, è nella mia testa, praticamente. Ho bisogno di una sigaretta. Dove le tieni? Non fumo. E allora va a comprarle. Devo fumare per l'ultima volta. Porca puttana, cazzo! E tu che razza di Joy Toy saresti? Levati dalle ectopalle! Per chi lavori? Dimmelo! Cazzo. Cazzo. Ma... c'è sui stessi movimenti. Fottuto chip. Lo strappo con le mie mani. No, aspetta! Prenderò io il controllo. Troverò un modo. Porca puttana, mi sta... Hai sentito? Mi sta controllando lui. Mai più, pezzo di merda. No, così no. Ficcati un ferro in bocca e premi il grilletto. Lo sento, le nostre menti si toccano. Sono come muffa sulla frutta. Ti infetto. Non posso farci niente. Mi senti? Se potessi vomiterei, cazzo. È solo una copia dell'engramma. Devo essere anche là fuori, da qualche parte. Io ti ammazzo! Fallo. Che cosa aspetti? Oh, cazzo. Minchia, raga. Porca puttana, che bello.
Oh, missione completata, raga. Signori, io vi saluto qui per questo episodio. Non ho parole per come si è fatta la storia. Assurdo, raga, assurdo. Ci vediamo nel prossimo episodio qui con Cyberpunk. Sono curioso di sapere come andrà a finire. Bellissimo, raga, bellissimo. Alla prossima. Ciao, belle mie.